Signor Preside, la notizia è che molte elementari e medie non sono stati portati i ragazzi a scuola, in alcuni istituti superiori a macchia di leopardo anche c'è questo problema, ma la domanda che si pongono tutti, se dovessero essere chiuse le scuole per un periodo lungo, si perderebbe l'anno, cosa si potrebbe fare? No, in verità non credo che si perderebbe l'anno, poi bisogna sempre quantificare questo periodo lungo, se un mese è una cosa, se sono 2 mesi è un'altra, se per tutto il periodo fino a giugno non si va più, allora è una cosa ancora diversa. In linea di massima credo che non c'è questa intenzione, non si può a un'intera generazione togliere un anno di scuola, quindi probabilmente troveranno qualche escamotage, non so, o si posticipa la chiusura dell'anno scolastico, o si anticipa il prossimo, si faranno dei corsi di recupero estivi o semi-estivi. Certamente non si perde un anno scolastico. Non ricordo a memoria d'uomo che si sia mai perso un anno, mi pare neanche con il terremoto del 1980 sia successa una cosa del genere. Ecco, voi presidi vi sentite, cosa vi dite? Quello che conta è che c'è un fortissimo e fitto dialogo tra tutti noi, siamo molto angosciati, a livello nazionale ci sono ovviamente situazioni, come diceva lei, a macchia di leopardo, io interloquisco anche con presidi del nord, chiaramente hanno situazioni diverse dalle nostre e c'è una forte confusione generale, poi se pensa che tutti questi decreti che stanno arrivando spesso arrivano in tarda serata, a volte c'è anche un problema di mera comunicazione con le famiglie, con gli alunni, poi ci sono questi sindaci che a volte chiudono le scuole indipendentemente da quello che si è deciso a livello regionale o a livello nazionale, insomma è una situazione molto frastagliata e diciamo noi ce la raccontiamo e ci raccontiamo tutte le nostre titubanze e tutte le nostre problematiche di dirigenti.